Ora parliamo con un'altra atleta fantastica, locale, peraltro, Chiara. Chiara è una pesista. Non so se si vede. Come dico sempre, ho iniziato con la danza, ma è andata così. Il getto del peso mi ha scelto. È una grandissima atleta, ha vinto 20 titoli assoluti. 21. 21? Ho vinto sabato scorso, domenica scorsa. Non sono 21. aggiornatissima. 21 titoli assoluti. Io ho una domanda per te. Ecco, ripeta. Intanto, Vai, vai. ci racconti la tua esperienza. Io vorrei chiederti, visto che abbiamo parlato di militarizzazione, Sì, avresti io. avuto un'alternativa per continuare a fare questo sport Oddio. senza Non so, arruolarti? cioè, io in realtà quando sono entrato nel gruppo sportivo avevo 21 anni ed erano già 2 begli anni che comunque, uscita dalle scuole superiori, gravavo sui miei genitori. I risultati erano ottimi e quindi io avrei continuato lo stesso in qualche maniera perché era la mia passione, avevo dei buoni risultati, però sicuramente l'ingresso nel gruppo sportivo per me è stata la vita. Io mi ricordo quando sono entrata io, è stato il primo concorso dopo 8 anni, primo concorso ufficiale solo per le donne, incredibile quello. Erano 23 posti, ci siamo presentate in 2000 atlete ed era vinceva chi aveva più titoli. Quindi io fortunatamente sono rientrata in queste 23 persone e mi ricordo di avere cominciato a bere e mamma e papà che mi guardavano, ma sta qua. Cioè, hanno capito dopo cosa stava succedendo, perché in quel momento esatto, ovviamente non l'ho mai preso come un punto di arrivo, ma era proprio l'inizio. Io da lì sono entrata nel 2004 e nel 2008 ero alla prima Olimpiade. Per me è stato fondamentale, ovviamente io quando è la seconda volta che vengo qua e vengo a fare la parte della stronza che ha uno stipendio, però ho le spalle larghe, ho paura solo un po' di Silvia, ma adesso ci vogliamo tanto bene fortunatamente. A me, cioè, più che essere solidale no, non posso fare, però effettivamente la condizione è abbastanza grave. Prima stavo leggendo il foglietto illustrativo ed è una cosa abbastanza disarmante. Sì, solidale sicuramente. Per quanto riguarda le medaglie a valore olimpico, sono d'accordo. A me, l'anno scorso hanno lasciato a casa da un'Olimpiade che meritavo, a cui meritavo di partecipare, e il giorno dopo mi è arrivata la lettera della medaglia al valore olimpico. È stato veramente un bel momento. Vabbè. Adesso è un anno esatto, adesso riesco quasi a sorridere. Sono andato in psicoterapia da 9 mesi per la mia terza Olimpiade mancata. Però dai, insomma, è stato comunque fondamentale. L'esperienza per me è stata bellissima perché mi ha permesso di realizzare tutti i sogni che avevo da quando ero bambina, a parte la danza. So forte però baiare, eh. Ah, Dopo sì. mettiamo in Ah, sì, pratica ho un le tue talento conoscenze sulla danza. cristallino. Per